Cristo salvi nos, Padre de Genisteus, miserere nobis, Redentor de Deus, miserere nobis, Spiritui Sancte Deus, miserere nobis, Santa Trinitatis unus Deus, miserere Madre purissima.
afflictorum, ora pro nobis. Alla Madonna che, come sapete, è quassù. Vorrei ricordare a tutti che esiste Montestella, che Montestella non è di Don Nenzo, come qualcuno pensa e di fatto lo pensa. Montestella è di tutta la Chiesa, soprattutto della Chiesa nostra di Locri Gerace, ma in maniera particolare è nostra e quindi tutti dobbiamo avere a cuore anche il santuario di Montestella e avere a cuore anche la Madonna. Se non avessimo avuto la Madonna non avremmo avuto Gesù. Solo il sì della Madonna ha reso possibile la nascita di Gesù e quindi sempre dobbiamo amare Gesù e amare la Madonna. Perciò ci rivolgiamo a lei con la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi, Signore, la tua grazia nei nostri cuori. Tu che per l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione, per la sua passione e croce, donaci di giungere alla risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, splende ad essi la luce perpetua, riposo.
O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Cristo Signore hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva adozione a tutti i figli, fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo figlio per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso ci avviamo verso il paese. Qui abbiamo il Calvario. I Calvari si costruivano sempre all'ingresso dei paesi per ricordare a tutti che la vita è un Calvario. Però oggi la presenza di Gesù ci dice che il Calvario non è l'ultima parola e che la sofferenza della vita non è l'ultima parola. C'è sempre la resurrezione, per cui crediamoci un po' di più che il Signore è il risorto, è colui che ci aiuta a superare anche il momento della croce e il momento della sofferenza. Prima di andare via vogliamo ringraziare insieme al sindaco il dirigente per la viabilità della città metropolitana per averci concesso di essere qui, perché abbiamo dovuto chiedere anche il permesso in quanto è in corso il grande consolidamento, ma adesso questo tratto è già sicuro e quindi abbiamo avuto questa possibilità appunto di coltivare questo momento tradizionale qui alla Cona. Bene, grazie ancora a tutti e procediamo con questo sentimento nel cuore.